Ricetta di oggi, pomodori ripieni, belli, stiv, saporiti. Non mi dite niente, ma io devo andare a mare, i bambini hanno fame. E sono piccole creature. E da che cosa iniziamo? Proprio da questo qua, lo scrigno, il pomodoro, mo lo tagliamo, solo il cappello. E quello facilmente adesso dobbiamo fare così, vedete, prendete qua e lo tagliate dritto per dritto. Vedete? E questo è il cappellino. Prendete il pomodoro tanto bellino, voi potete usare quello che volete voi come pomodoro, però questo qua è quello tondo, quello piatto, quello buono e saporito. Prendete un coltello e fate così, così, così. Poi con un cucchiaio andiamo a svuotarlo, vedete? Semplicemente facendo così. E andiamo tutto a mettere in una caccavella. E le mettiamo a scolare, così, tanto bello. Questa era una ricetta che la nonna mia faceva sempre, sempre. Se usate questo pomodoro qua, all'interno ci saranno questi pezzi qua che sono un po' più coriacei. Come usa fino l'omun. Però, per una questione di antispreco, voi prendete un bel frullatore immersione e frullate tutto e vi tirate uno spaghettiello aglio e olio e ci mettete questo qua dentro. Una saltata, ma faccio vedere che va mangiato. Iniziamo l'avventura del ripieno con una bella cipolla di Tropea. Questa qua è importantissima, perché è la fine del mondo. Allora, adesso la cipolla tagliamo un attimo a strisce, così vedete facilmente, proprio perché poi dopo la dobbiamo tritare ulteriormente. Iniziamo con dei filettoni di tonno a Safinero Moon e li mettiamo qua. Vedete, voi dovete farlo proprio così, ovviamente come a voi più vi piace. Quindi prendete i pezzettoni di tonno, così tanto belli, e li mettete qua su. E iniziamo a dare una piccola tritatura, così una battutina, vedete? L'almanattimo fa così, pezzettino, pezzettino. Filettini di alici e li mettiamo sopra, così guardate, prendete le alici e le mettete sopra. Quante alici, quanto più vi piace a voi. Mettete tutti i filettini di alici così e continuiamo a dare una piccola tritatura tutto insieme, così. Olive cunzate ischitane, cunzate, che vuol dire Max cunzate? Vuol dire che queste quando le preparano ci mettono dentro un po' di peperoncino, ci sta l'aglietiello per dentro, ci sta l'origano e sono gafini rumun. E noi li mettiamo sopra così, senza paura, non abbiate paura di niente. Precedentemente Rosina, la mia gallina, quella che tengo fuori al balcone tutta la mattina, lei mi fa l'uvariello, queste qua sono scaldate, va bene, sono sode. E quindi pure le nostre uova, così, vedete, ce le mettiamo sopra così, che dobbiamo fare. Poi ne prendiamo un'altra, la tagliamo così, la mettiamo sopra di qua, tanto La bellina. cipolla di Tropea e questo ce l'appoggiamo sopra. Una volta che ce l'abbiamo appoggiata sopra, così tanto bellì, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tritare tutto insieme, bella pazzerilla, pazzerilla. E adesso apriamo le danze e tritiamo tutto come se non ci fosse un domani. E adesso ci vuole proprio l'arma segreta, ci vuole proprio l'ingrediente base. Voi potete mettere quello che volete voi. Io sinceramente prendo questo qua, che non è la frasilla, che stiamo a scotti pan. Ci facciamo fare un giro, perché a differenza della frasilla, lo mascotte è ancora più cattivo, nel senso che è bello twist twist. Una girata e una votata, una scotoliata nell'acqua, appoggiamo sopra anche il mascotto così tanto bellino e lo andiamo a tritare insieme agli altri ingredienti. Sentiamo il crunch. Fronne di Vasi Nicola come se non ci fosse un domani. Queste qua, ragazzi, li dobbiamo prendere tra le mani così tanto belline, li dobbiamo spezzettare. Con il coltello non va tanto bene. Li spezzettiamo tutto quanto e si deve prendere un sapore, un odore fantastico. Poi prendete un po' di olio extravergine d'oliva, quello buono, cubo, e fate così, vedi, così, così e va bene così. Poi, belli, comodi e facili. Andiamo a revocare così, ravaghiamo tutto, vedete? Che dobbiamo fare? Questa sì, che poesia. E adesso semplicemente andiamo a farcire. Estivo? Ditemelo voi. Comunque, così mi raccomando, va bene? Dovete prendere tutto quanto per bene, schiacciare per bene, così. Guarda, guarda, guarda. Che fine del mondo.
Lo prendete e lo appoggiate così. Ci mettiamo un gocciolino d'oliva, così, vedi? Ci mettiamo una frunna di basilico, prendiamo un'olivetta e ce la mettiamo qua tanto pellino. E continuiamo a farcire. Voi premete sempre per bene, perché giustamente a chi è che capita, non è che capita più poco, più o meno, così capita tutto uguale a tutti quanti. Saporito, saporito. Facciamo così. E il cappellino ce lo mettiamo sul lato così. Perché mi raccomando, io dentro non ci ho messo sale, proprio perché è già tutto sapido. E poi voi all'interno potete mettere quello che più vi piace. Ma voi volete un piatto più fresco di questo? Ma quello è freschissimo. Max, ma questo come si mangia? Quella cara tutto per dentro, ragazzi. Questo qua, quando state a mare, mangiatelo tipo frittato, la carta stagnola, proprio a mozziconi. E io così ve lo consiglio. Però, non lo so, mo proviamo, vediamo qual è la meglio maniera per mangiarlo. A tipo hamburger, così. Mi ha molto asuio. A muzzico, così. Ragazzi, mi raccomando, sta per uscire il mio libro e questo voi lo dovete sapere. Se volete più informazioni, www.ifornelledimax.it, con tantissime novità. Madonna, che bontà. Per la serie antispreco, non vi preoccupate, sto qua. Quindi prendete quello che avevamo tolto all'interno del pomodoro e andiamolo a frullare, così, vedete? Una volta che è diventato succo di frutta, semplicemente e comodamente, che cosa facciamo? Prendiamo questo qua, il setaccino. Voi prendete il succo e lo facciamo cadere sopra, così, vedi? Cade, cade. Questo qua, se vi condite aglio e olio, e ci buttate questo sugariello dentro, giusto per 6-7 minuti, una zombata veloce, vi fate lo spaghetto più buono della vostra vita, ve lo garantisco io, parola di Max. In cucina non si deve buttare mai niente, vedete? Che bontà!